Un gol di rapsodica bellezza di Capitan Palazzo decide il segmento conclusivo del match fra Bitonto e Francavilla in Sinni, interrotto due domeniche fa al nono del secondo tempo per impraticabilità del campo. E così in quattro giorni, col blitz di Lavello, sono sei i punti per il Bitonto, che riemerge dalle sabbie mobili della zona play-out e mette nel mirino il Martina dell'ex Pizzulli, di scena proprio al Città degli Ulivi la prossima giornata. Mister Valeriano Loseto ridisegna la sua squadra e cambia ben cinque pedine, fra i pali si rivede il campione Figliola, che con due balzi prodigiosi farà rifungere la sua immutata classe pure questo meriggio. Cintura difensiva a tre guidata dall'elegante Silletti, Spinelli e Mariani nel mezzo a Ricamartrame, esterni Riefolo e Muscatiello, Palazzo e Maffei al servizio del possente Figliola. Solo due avvicendamenti per Claudio De Luca, che al termine della pugna verrà malinconicamente esonerato. L'allenatore ex Nero Verde risponde con l'Iso in porta, Esposito Di Ronza a guidare la difesa, Pizzutelli in cabina di regia, Gentile e il talento di Meligno a sostegno di De Marco. Sarà un sospiro lungo mezz'ora ai spiccioli e ricco di emozioni. Al quattordicesimo, piazzato benefico di Maffei, smanaccia l'Iso. Replica con gli stessi protagonisti il medesimo esito al diciannovesimo, con destro arguto dallo spigolo sinistro dell'area. 120 secondi e Palazzo si invola sulla fascia e crossa, cuoio sul fondo. Altro traversone insidioso di Loris al minuto 22. L'ISO sbroglia la matassa. I sinnici, frattanto, si riassestano e occupano con continuità e sicurezza il centrocampo. È il 38 quando Pezzi cerca il 7 dai 25 metri. Plastico vola figliola e sventa. Allo scadere, la volata mozzafiato e melodiosa di Palazzo. Più di 60 metri palla al piede, quattro avversari driblati, una finta e superato esposito in velocità meliglio e di ronza, poi nei 16 metri sterzata a beffare ancora il terzino destro frattanto rientrato. È botta secca trafiggere l'iso e due disperati mastini avverse sulla riga bianca. All'ultimo respiro, infine, esposito in zucca perfido, ma il riflesso gattesco di Antonio serra nel forziere tre punti di platino.